Gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palavolle in Ande di Leo, dove è appena terminata la gara tra la Libera Virtus e la Farmavolle Trigiano, vinta nettamente dalle gialloblu 3-7-0. Siamo in compagnia del mister della Libera, Michele Drago. Mister, complimenti per questa vittoria, ventesima vittoria consecutiva, anche considerando le gare di Coppa Puglia. Primo posto blindato, il cammino trionfale della Libera continua. Beh, sicuramente abbiamo una squadra importante per fare questo cammino, L'abbiamo costruita apposta, quindi i risultati sono quelli che ci aspettavamo a inizio di stagione. È chiaro che se non avevamo questi risultati sicuramente avevamo fallito da me il primo. Stiamo crescendo, dobbiamo crescere, perché adesso abbiamo una fase molto più importante di campionato, che è la fondamentale per il prosieguo del nostro cammino in futuro. Dopo aver blindato il primo posto già domenica scorsa con la vittoria sul difficile campo della Prisma Bari, oggi è arrivata una vittoria netta contro la seconda della classe, più 10 sulla seconda, quanto è soddisfatto? Beh, certo che sono soddisfatto, ho detto che è un risultato che mi aspettavo a inizio campionato, anche perché poi i valori si sono visti in campo anche contro la seconda in classifica, insomma non è che c'è stata granché di partita. È chiaro che le motivazioni erano diverse, loro pure erano già qualificate per la fase finale, noi anche. Si tratta di continuare a crescere da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di squadra, soprattutto da un punto di vista caratteriale, perché purtroppo abbiamo delle defezioni adesso in squadra che sono abbastanza importanti. Siete la miglior difesa della Lega, anche oggi contro il miglior attacco della Lega vi siete confermati dimostrando di concedere davvero poco. Ma siamo organizzati abbastanza bene, perché abbiamo elementi tecnicamente validi dietro, se non hai i soldati non puoi andare da nessuna parte. È chiaro che questo va riconosciuto alle giocatrici che abbiamo a disposizione, agli allenamenti che stiamo facendo, e quindi l'organizzazione poi viene di conseguenza. La prossima gara in campo a Barletta sarà un altro allenamento per prepararsi poi a quella finale contro la vincitrice dell'altro girone, per sognare quella B2. Per quanto mi riguarda, nessuna partita è un allenamento, neanche le amichevoli. Io anche in amichevole mi piace giocare per vincere, ma non perché la vittoria dà sempre quella soddisfazione, quella gratificazione. Noi continuiamo ad allenarci in palestra e poi il sabato si fa la partita, chiunque avversario c'è di fronte, anche l'ultima in classifica. Mister, per chiudere, quanto sente vicina questa B2? Te lo dico fra 3 settimane. Ok, grazie mister, complimenti. Grazie. Siamo con il mister della Farmavolley Trigiano, Salvatore Iaia. Mister, ben trovato, è arrivata questa sconfitta contro la prima della classe 3-7-0, ecco, cos'è mancato per tornare a casa con dei punti? Questa partita conferma tutto l'andamento del campionato. Cerignola ha meritato ampiamente la posizione che ha occupato dalla prima all'ultima giornata. Noi con la partita di oggi, ma anche con quella dell'andata, abbiamo dimostrato sì di aver fatto sicuramente bene in questo campionato, però contro Cerignola c'è il rammarico di non aver giocato come abbiamo fatto per 25 partite, per 24 partite, perché vincere 21 partite su 24 in questo girone non è cosa facile per nessuno, e noi siamo andati ben oltre le nostre previsioni, le nostre aspettative. C'è il rammarico di che contro sia l'andata che il ritorno le mie ragazze, soprattutto le ex giocatrici di questa squadra, hanno avuto un po' di paura, di timore reverenziale, un po' di emozione nel giocare contro le ex compagne, gente che comunque ha meritato durante l'arco del campionato di essere di categoria superiore, sicuramente come quelle del Cerignola, anche le mie lo hanno dimostrato, però purtroppo non tutte le partite sono uguali e contro tutti gli avversari si gioca una pallavolo diversa. Noi abbiamo dimostrato che contro Cerignola soffriamo parecchio, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista mentale. Oggi è arrivata la terza sconfitta in trasferta tra voi e la Pigia, che è la prima in classifica, c'è un divario di 10 punti, ecco, secondo voi questo divario è giusto? Allora, all'andata siamo arrivati allo scontro diretto con un punto soltanto di differenza. Però venivamo da 8 vittorie consecutive, eravamo molto scariche, siamo arrivati a quell'appuntamento nella peggiore delle situazioni fisiche e mentali. Purtroppo il girone è lo stesso, andata uguale al ritorno. Oggi venivamo da 10 vittorie consecutive, lunedì abbiamo fatto 5 set e ci siamo conquistati la matematica certezza di andare ai playoff. Ripeto, risultato per noi inaspettato all'inizio del campionato. Mi piacerebbe rigiocare questa partita
io al meglio delle situazioni e Cerignola forse nelle peggiori condizioni, perché Cerignola si è trovata sempre nel periodo di forma migliore. Ecco, come ha già annunciato lei, avete centrato un traguardo storico, quello di playoff. Domenica lo festeggerete in casa con l'ultima contro Modugno. Ecco, secondo lei come ci arriva la sua squadra poi a giocarsi i playoff? Sì, avevo detto alle ragazze, queste ultime due partite devono essere da approccio a quello che ci aspetta ai playoff, cioè partite lunghe, tirate dalla prima all'ultima palla. Oggi non l'abbiamo dimostrato perché ci siamo resi già dopo i primi 10 punti del primo set, e questo è l'atteggiamento che non voglio dalla mia squadra. L'ultima partita, così come questa, sono un buon antipasto per quello che succederà durante i playoff, perché affrontiamo l'ultima giornata a Modugno, che comunque ha dimostrato nel giorno di ritorno di essere una delle migliori squadre del campionato. E quello che succederà durante i playoff sarà buono, nel senso che noi ce la metteremo tutta per giocare così come abbiamo fatto per gran parte di questo campionato. Però ripeto, le ragazze sono da premiare e da ringraziare per quello che hanno dimostrato durante l'arco di questo campionato. Ok, grazie mister, in bocca al lupo. Sì.